Buongiorno a tutti. Allora, sono state dette molte cose già giuste e importanti prima di me. Maurizio ha ricordato i numeri. Io non sono abituato sempre a ragionare solo in termini numerici, perché milioni di mosche si posano sulla spazzatura e la spazzatura rimane tale. Però è indubbio che quello di quest'anno è un successo clamoroso, nel senso che in tutto siete 800, ma potevate essere più del doppio. Questo vuol dire che è stato fatto un lavoro, credo, molto bello durante Sanremo Tour. C'è stata la possibilità di non soltanto far venire voi ora a Sanremo, ma portare il nome di Sanremo in tutte le città d'Italia o nei luoghi principali. Questo è importante perché se non fai una politica di territorio rischi di rimanere poi in un luogo piuttosto isolato. Questo è importante. E quindi ho un pizzico di rammarico nell'aver letto sui giornali un titolo: quest'anno, insomma, docenti, un po' si va al risparmio, all'economia. Avremmo anche potuto dire che, insomma, durante Sanremo Tour abbiamo avuto Andrea Bocelli e Roberto Vecchioni, che proprio non sono gli ultimi due arrivati, ma non è questo il problema. Il problema è che Area Sanremo è un gioiellino e come tale andrebbe, se non difeso e protetto, almeno dovrebbe avere attorno delle persone che gli vogliono bene, perché c'è tanta gente che ci lavora e che crede a una sola cosa, cioè quella della moltiplicazione delle possibilità. Allora, non c'è nessuno qui, perché siamo qua? Ed è una cosa che io ho già detto ad alcuni di voi quando ci siamo incontrati in giro per l'Italia. Noi non siamo qua per bocciarvi, noi siamo qua per dirvi una sola cosa. Non permettete a nessuno di dirvi che voi non ce la potete fare, a nessuno, nemmeno a noi. Noi quello che possiamo dirvi, purtroppo, non potendo portarvi tutti sul palco di Sanremo, è che per questa volta, in questa circostanza, alcuni di voi non ci potranno essere. Ieri abbiamo, ad esempio, visto alcuni molto bravi che però per qualche ragione, secondo noi, non sono ancora pronti. Il Festival di Sanremo è la cornice, ma voi siete il quadro. E alla fine la cosa più importante è quella, perché quello che rimane nell'arte non è mai la cornice che si può sostituire, ma è quella del quadro. Non dimenticatelo, nel senso che questo è un concorso importantissimo, è uno straordinario trampolino, non c'è niente di così clamoroso in Italia. È un mondo dove voi potete avere una valanga di emozioni controverse, una specie di bozzo scozzese nel giro di pochi minuti. Potete passare dalla gioia alla tristezza, alla felicità, al pianto, all'agitazione. Tutto bellissimo, una specie di meraviglioso riassunto della vita. Però non è la vita. La vita vera è la persona che decide di vivere di musica e che farà di tutto per poterlo fare. Non sempre avrete le porte aperte. Ne troverete molte chiuse, è giusto che ve lo si dica perché sarebbe stupido e ipocrita dire che tutto andrà bene, soprattutto in un momento difficile come questo, dove esiste una contrazione di mercato fortissima che impedisce di mettere fuori tanti dischi e tanti artisti giovani. Però se non credete abbastanza in quello che fate, vuol dire che o non sono abbastanza buone le cose che fate voi o non siete abbastanza buoni voi. Io posso solo, riassumendo tutto quello che hanno detto loro per chiudere, dirvi che voi fate la cosa più bella del mondo. Non c'è niente di più bello di quello che fate voi. Voi salite su un palco e ci sono mestieri più nobili, come il medico, ci sono mestieri dove si lavora di più e si guadagna di più, come il notaio, ci sono tantissime cose che servono forse di più, ma quello che dà un nutrimento così straordinario, assoluto, imbattibile, impagabile, come l'artista che sale su un palco e cerca di trasmettere quel dono che ha ad altre persone, non esiste. Allora, questa è una cosa importante. Quindi, dovesse andare male, e per la stragrande maggioranza di voi andrà male in questa occasione qua, ma il mondo è pieno di persone che ci hanno riprovato, che hanno avuto successo al quarto tentativo, che non hanno avuto successo qui, ma con la stessa canzone che è stata bocciata qui è arrivata poi, sono arrivate in un'altra parte. Il problema non è quello, il problema è che
noi siamo un gruppo di persone che se possiamo vi stiamo vicini, non soltanto in questa occasione, non vi adottiamo tutti perché non siamo ricchi come il sindaco, però siamo comunque storicamente da tempo disposti a seguirvi, felici di seguirvi, perché ogni volta che qualcuno di voi ha successo, e successo per me significa vivere di musica, di conseguenza anche noi abbiamo la certezza di aver fatto bene il nostro lavoro. Se non succede niente, per quanto noi si sia faticato, vuol dire che qualcosa non siamo riusciti a dare. Quindi cercate di farcela, di andare avanti, di non abbattervi, di divertirvi. E di pensare che anche se vi sbattiamo fuori siete più forti di tutti quanti gli altri e anche di noi che siamo qua.